Campobasso, via Cavour, numero 21, al primo piano di un antico e fresco palazzo signorile, la storica sede del Partito Socialista Italiano. Sulle pareti i ritratti di Sandro Pertini, Riccardo Lombardi, Bettino Craxi. Chiusi dentro una teca, una raccolta di prime pagine dell'Avanti e un'immagine di Pietro Nenni. È questo lo scenario, la quinta davanti alla quale questa mattina è stata presentata la lista che porta il nome di Molise Democratico e Socialista e che accompagna il candidato del centrosinistra Roberto Gravina nella corsa per la presidenza della regione. Storie e suggestioni di un tempo andato, ma idee di stretta attualità rappresentano l'anima del partito e il tentativo di girare pagina per il Molise. Presente Roberto Gravina, a fare gli onori di casa è stato il segretario regionale del PSI Marcello Miniscalco. Per noi la battaglia è portare il centro-sinistra alla vittoria, ci accontentiamo di un risultato dignitoso, siamo coi piedi per terra, le elezioni sono sempre incognite, i sogni anche noi li abbiamo, a volte diventano realtà, ma noi siamo consapevoli di partecipare con dignità, lo abbiamo fatto ai tavoli, ci hanno ascoltato, era nostro dovere far vivere il nostro glorioso partito che ha scritto la storia del Paese, ma soprattutto perché noi guardiamo avanti, non è una riedizione nostalgica, siamo forti del nostro passato perché l'abbiamo scritto, ma guardiamo avanti con le migliori intenzioni. Ecco, i temi specifici allora che i socialisti portano nel programma dello schieramento progressista? I temi specifici sono quelli di sempre, il tema è dei diritti sui quali noi siamo stati sempre presenti, degli ultimi, tant'è che noi siamo non da soli ma con un movimento civico che guarda al terzo settore, abbiamo dei candidati che sono figli di quella storia e poi però ci poniamo carico dei problemi reali, quelli quotidiani, la sanità che non funziona, le infrastrutture che non ci sono. La nostra è una regione che per sviluppare deve avere delle risorse, si deve sviluppare anche attraverso delle infrastrutture. Noi non siamo per il no alle infrastrutture. Se le merci e le persone non possono arrivare nel nostro territorio non ci potrà essere mai sviluppo. Questa è una priorità per la nostra regione. L'altra componente della lista è rappresentata dalla rete civica Molise Democratico e Solidale, formazione che raccoglie al proprio interno molte associazioni di volontariato e del terzo settore. A coordinare il raggruppamento è l'ex presidente del Consiglio regionale Antonio D'Ambrosio. C'è un coraggio in questa lista di ripresentare una storia dell'umanità che dall'Ottocento in poi ha elevato non solo le coscienze ma anche economicamente le classi subalterne. E la riproposizione politica e progettale, programmatoria, che mette in campo questa qualità credo che sia di grande attualità. La grande attualità allora il rappresentante da Papa Francesco di cui pensa agli ultimi. Ecco, quindi la gestione è anche e soprattutto politica rispetto a una serie di liste che hanno nomi stravaganti, cosa si vuole, cosa non si vuole, ma senza le idealità, senza le basi, senza ripartire dalla propria storia. Una comunità, il futuro è incerto.